Buonasera a tutti, presentiamo qui oggi un grandissimo artista delle nostre terre, Anton Zoran Mozic. Nato nel 1909 a Borovica, vicino a Gorizia, vicino a Merna, poi con il primo conflitto mondiale, ancora piccolo, deve fuggire con la famiglia, con gli esuli austriaci, perché allora era impero asburgico, in Stiria e poi ritorna. Ritorna e quando ha 18 anni va all'Accademia di Belle Arti di Zagabria. Poi passano ancora gli anni e lui va a Venezia. Va a Venezia nel 43 e nel 44 viene arrestato. Viene portato a Dachau e lì sta dall'ottobre del 44 all'aprile del 45. Ritorna ammalato e devastato. Viene ricoverato a Lubiana e poi lì aveva incontrato a Venezia prima della guerra Ida Cadorin, cioè quella che poi diventerà sua moglie, figlia di un importante pittore veneziano, Guido Cadorin, e che lui sposerà nel 48. E il ritorno a Venezia è l'inizio di un nuovo linguaggio. Prima lui era stato figurativo, poi aveva approcciato nella Venezia prima della guerra il linguaggio di De Pisi. Dopo il secondo conflitto mondiale diventa più essenziale, come molti artisti, ma anche perché la lezione di Dachau, queste grandi montagne di cadaveri nei quali lui aveva vissuto, gli dà il senso dell'essenza della vita, della necessità di semplificare, rastremare, ridurre. Ed ecco quindi questo il senso della sua poetica, che lo porterà fino al 2005, quando muore a Venezia, a semplificare sempre di più. Gli esempi di quello che sto dicendo li abbiamo qui dentro in mostra. Vedete se riesco a... Ecco, vedete che dalla poetica dei cavallini e dalmati, con queste donne dalmate che lui aveva incontrato e visto nei mercati a Kurzala in Dalmazia prima del secondo conflitto mondiale, cavallini che all'inizio in realtà erano asinelli, ecco che poi lui traduce poeticamente in cavallini, arriviamo a delle forme raffinatissime anche sotto il profilo cromatico, che dureranno per molti anni della sua poetica, nella sua vita. Vedete questo? C'è per esempio il quadro che abbiamo scelto come logo della mostra. Abbiamo questi cavallini intessuti di questi colori caldissimi, che sono, potrei dire, prettamente dell'anima slava, però, perché sono i colori delle icone. Il concetto di icona poi lo vedete anche in questo ritratto della moglie Ida e nel suo autoritratto. Mozic farà soltanto autoritratti e ritratti della moglie, salvo credo un gallerista, in un continuo iterare sulla propria immagine. Quello che è molto importante, qui intorno ci sono delle opere che rappresentano delle cataste di cadaveri che poi lui trasfonde nelle colline. Le colline umbre, le colline senesi, che sono, ripartono dal ciclo Non siamo gli ultimi, che voi vedete in altre opere. Sono cataste che poi lui rivede anche nel ciclo della vita, con i motivi vegetali e con le radici, cioè è un filosoficamente, come si dice, un tutt'uno. Arriviamo verso, vedete, quasi sul limite dell'informale. Ecco lì le colline umbre, senesi, dalmate, che diventano altrove cataste di cadaveri fino ad arrivare alla sintesi estrema. Un motivo resterà sempre nel suo cuore ed è il motivo dell'intimità di Venezia. La Venezia dipinta prima del secondo conflitto mondiale, dopo, e dopo più avanti, anche quello credo sia del 57, ma fin quasi alla fine lui manterrà questo affetto per questa città, mentre Parigi lo consacrerà alla fama proprio internazionale. E voglio solo ricordare alcuni dati espositivi. Ha esposto alla Galerie Claude Bernard di Parigi, alla Contini di Venezia, alla Galerie de France più volte, al Museo d'Arte Moderna di Parigi. Gli dedica la prima retrospettiva a un artista vivente nel 72.
poi espone in una personale nel 95 al Grand Palais di Parigi e nel 98 i suoi acquarelli di subito dopo la guerra al Museo Morandi di Bologna. Questa mostra raccoglie fra le opere sulle pareti e le opere che trovate nei raccoglitori quasi 100 pezzi provenienti dalle più importanti, dalle più famose collezioni del mondo, come la De Rothschild, la collezione Historic di Londra, oggi fondazione, la galleria Jean Puget, che era il gallerista di Picasso, di Ginevra e New York, la galleria Ugo Meneghini di Venezia, le collezioni Lizzola e Bosi di Bologna e quello della famosa gallerista americana Patti Birch, che aveva un'importante galleria a Venezia. Quindi credo che questa iniziativa che Fiorenzo Pagnani ha voluto istituire in questa città, dove se si vuole si può, sia veramente lodevole, e vi invito a gustare questa splendida mostra dal sapore internazionale. Grazie. Bravo, grazie.